Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite, abbiamo di nuovo ospite. Prima avevamo l'ospite la scrittrice, oggi abbiamo ospite come cantante, cantautrice. Paola Sbarbada, allora a questo punto ci siamo lasciati circa un anno fa e la domanda era: ci descrivi chi è oggi Paola Sbarbada? E invece ti ripongo un pochettino la domanda modificata. Com'è cambiata Paola da un anno a questa parte? Se è cambiata? Allora, Marea, che è la mia anima da cantautrice, che esiste comunque dal 2016, perlomeno come nome d'arte, perché poi se io studiavo musica e canto già da prima, si è fusa un po' in tutti i sensi con quella che poi è diventata la scrittrice, che è appunto Paola Sbarbada Ferrari. È stato un anno meraviglioso da che ci siamo lasciati, appunto, che erano i primi mesi nei quali io presentavo sia quelle interviste che proprio fisicamente, e ancora ci sto andando. Il mio primo romanzo, Il Casolare sull'Aia, a brevissimo uscirà il mio prossimo romanzo, e quindi questo tour per l'Italia continua. Però la musica è comunque la mia grande passione, il mio grande amore, perciò la tengo distinta con questo nome Marea, perché mi ricorda le terre di Normandia, che io amo tanto, dove le maree sono frequenti. E proprio perché sono ormai affezionata, perché chi mi segue mi conosce e mi riconosce con quel nome d'arte. Io sono Paola, ma sono anche Marea. E sono tutte e due le cose. Da un anno, appunto, la scrittrice ha avuto un po' più di forza, e adesso voglio ridedicarmi un po' così alla mia musica e a farla ascoltare. Allora, in questa marea parliamo del disco che in queste ore sta uscendo a livello nazionale. A questo punto, come nasce questo brano? Da cosa trae ispirazione, soprattutto in italiano? Esatto, sì, perché io nel mio quaderno verde che mi porto sempre dietro insieme alla chitarra, ho sempre scritto magari accordi e testi che secondo me potevano starci bene, ma che per lo più sono in lingua francese, perché appunto io ho questo grande amore per la Francia. Questa volta ho voluto tirar fuori dal mio quaderno verde uno dei brani che avevo scritto, in questo caso 2 anni fa, in lingua italiana. È un brano che si intitola Dietro le nuvole. Ed è una sorta di monologo di una, possiamo dire, mancata mamma a questo suo mancato bambino che sta dietro le nuvole, ma si diverte, lui è felice, e lei lo guarda con una sorta di nostalgia, e così, ma anche molta dolcezza. Non è un brano autobiografico, tuttavia me lo sento molto mio, non so, forse in un'altra vita può darsi che mi sia capitato una cosa di questo tipo, di essere una mancata mamma. Perciò così è uscito questo testo e l'ho lasciato lì un po' a decantare, e adesso era ora di toglierlo dal famoso quaderno verde, di farlo ascoltare a chi lo vorrà ascoltare, ovviamente. Visto che sei anche scrittrice, è più facile scrivere a questo punto, ho detto, essere un po' più prolissa nelle canzoni, oppure come nell'inglese, ma anche un pochettino nel francese, è un po' più sintetica, un po' più ermetica, un po' più schematica rispetto all'italiano che in alcuni frangenti è molto più prolissa. Sì, è vero, le frasi da costruire in italiano, ma anche in francese a volte è un po' complicato, perché si costruiscono magari un po' alla rovescia, quindi e voler esprimere dei sentimenti, delle emozioni in 3 minuti è sempre molto difficoltoso, sia che sia in lingua ovviamente italiana, che magari è un po' più semplice perché magari conosci una gamma di vocaboli più grossa, che ovviamente in francese. Scrivere sicuramente dà sfogo a tutto quello che hai di dentro, crei dei personaggi, li metti in comunicazione con i tuoi lettori, i quali poi si fanno anche un'idea, no? Il brano rimane un po' magari troppo circoscritto e forse anche più difficile poi esprimere tutto quello che si vorrebbe. E invece suonare dal vivo, perché comunque vabbè, hai suonato dal vivo, quale sensazione provi nell'avere davanti un pubblico che inizialmente è silenzioso, ma poi li vedi se ce l'hai di fronte, riesci a vederli, comunque a sentire quell'energia che loro ti mandano?
piano piano che poi è un'energia che cresce e tu la ritrasmetti, perché molto spesso a volte capita di non vedere le facce, però tu senti quella onda di energia che sale. A quel punto tu la ritrasmetti a loro con le tue musiche, con le tue parole. Qual è la tua sensazione in quel caso? Ma guarda, mi è capitato proprio recentemente, mi riaggancio a quello che mi stai chiedendo, ho fatto ascoltare questo brano, che ovviamente non essendo ancora in circolazione, perché uscirà il 29, non è ancora È disponibile. uscito qualche ora fa, quindi il Sì, 29 siamo oggi, quindi automaticamente già. esattamente, quindi non, cioè, dice, l'ho fatto ascoltare la settimana scorsa, quindi non era ancora disponibile. E questa persona si è messa a piangere, no? Quindi qua, ma dall'emozione, perché probabilmente si è immedesimata, io non so dire cosa le sia passato per la testa. Quindi quando il tuo pubblico ti ascolta e dice mi ha fatto sognare, mi hai riportato in un'altra dimensione, mi hai fatto ricordare, sicuramente è una grandissima emozione, vale più di qualunque disco scaricato, venduto, perché vuol dire che hai regalato delle emozioni. E forse hai centrato quello che voleva essere il tuo obiettivo sin dall'inizio. Invece la sensazione che vedendo le loro facce, oltre che dire perfetto, ma proprio nei loro occhi, appunto, tu hai detto alcuni si è emozionati, a quel punto la tua sensazione, poi nel cercare di spiegare, anche se poi in realtà già avevi già tutto detto con la canzone, quali sono state le tue parole a quel punto vedendo le loro facce, non tanto Ma guarda, l'emozione. sei talmente felice che forse non riesci neanche ad esprimerlo con le parole, forse si rovinerebbe qualcosa, no? Dovendo parlare. Perciò è la musica che parla per entrambe le parti, per te che la fai e per chi l'ascolta, perché guardando gli occhi di chi l'ascolta, che o si illuminano perché magari arriva un ricordo, o si inumidiscono perché arriva anche della tristezza, perché in questo caso potrebbe aver provocato tristezza, è sicuramente molto gratificante e le parole sono inutili, diventano inutili, ci si autoalimenta, ma non c'è bisogno di parlare. E invece Principium nasce prima nella realizzazione delle tue canzoni, nasce prima la musica, oppure nascono prima le parole, oppure possiamo dire che in un casualità nascono insieme. Nasce sempre prima la musica, perlomeno nel mio caso e perlomeno sino ad oggi, perché vabbè, a volte posso essere scambiata per pazza. Io quando sono in giro non ho la chitarra, mi è successo con un brano che ho scritto recentissimamente e per il quale poi dovrò rientrare in studio di registrazione a brevissimo. Così mi è venuta questa musica e stavo girando per Parigi, quindi capisci che lì non potevo avere né chitarra né niente. Quindi la canticchio proprio per fissarla nella memoria sul telefonino, mi registro. E quando poi riesco a tornare a casa e a prendere la chitarra, scrivo gli accordi e poi ci lavoro sopra con il testo. Difficilmente sono nate contestualmente, ma sicuramente quando penso ad una melodia. So già di cosa vorrò parlare, ecco, questo sì, ma il testo, viene sempre dopo. C'è qualche artista contemporaneo nel passato che comunque vada involontariamente fatto un po' tuo quello stile, quella sensazione in modo di lavorare oppure di suonare, che poi te lo sei portato dietro anche involontariamente? Ma guarda, io sono un po', romantica in questo senso. Devo fare un passo indietro. Quando io ero piccola, i miei genitori, che non erano musicisti ma amavano molto la musica, ci hanno proprio cresciuto a suon di musica. Quindi mia mamma, per dire, amava molto Puccini, musica classica in genere, musica lirica, e poi ascoltava molto De André, Mina, Aznavour, non ne parliamo sempre. Per cui io credo di aver immagazzinato tutte quelle sonorità lì e poi ho fatto una sorta di mashup con quelli che sono poi diventati gli artisti che nel tempo mi sono piaciuti. Quindi partiamo da Madonna, Laura Pausini, Maître Gims, che adesso si fa chiamare Gim, ma comunque sempre lui è, e poi tanti altri, Pink. Quindi ho spazio e credo che tutte queste grandi sonorità siano come una sorta di caleidoscopio e così quando io sono nei momenti in cui magari sono in mezzo alla natura, piuttosto che appunto passeggiando, mi vengono queste sonorità e io le fisso su un telefonino.
non vorrei imitare nessuno, ecco, questo no, ma sicuramente la musica che tu immagazzini da piccolo, così come ti genera dei ricordi, delle emozioni, poi può generare forse anche delle melodie, basta solo saperle ascoltare, no? Quando vengono dal dentro. A questo punto, oltre a promuovere questo disco, c'è già idea di poi fare un disco successivo, una canzone per poter arrivare a fare un disco fisico, oppure tutto questo lavoro rimarrà nel mondo digitale? Allora, sì, il progetto di diventare fisici c'è sempre. Adesso intanto passo a passo vado avanti con questa mia musica che voglio proporre in maniera digitale. A brevissimo comincerò appunto a lavorare su Je t'aime, quindi torno alla lingua francese con questo brano dove la melodia appunto l'ho scritta nel corso del mese di ottobre 2023. E poi ci sono altri brani, un altro in italiano sul quale mi metterò a lavorare subito dopo. Quindi penso che quest'anno ci sarà una maggiore lavorazione sulla musica, oltre che il libro, perché sto scrivendo il terzo romanzo. Quindi dovrò cercare di un po' dare energia ad entrambe queste mie anime, insomma. Quindi sì, per arrivare, spero, al disco fisico. Ma secondo te quanto è importante per i giovani? Ormai è quasi tutto digitale. Quanto c'è il rischio che tra questa marea di 50.000, 100.000, 200.000 canzoni che escono giornalmente si possa perdere l'identità dell'artista e essere soltanto quel momento della canzone, poi scomparire nei meandri di questo, della rete e non avere fatto del fisico, cioè ascoltare tutto il disco, quando effettivamente può essere utile per un giovane e quando essere a rischio pericoloso appunto di essere meteore e durare pochissimo. Sì, allora ci sono i vantaggi del digitale perché ovviamente una volta se tu avevi qualcosa da dire, quindi un brano da proporre, o trovavi una casa discografica ed eri fortunato e riuscivi ad arrivare lì, perciò fisico eri per forza, altrimenti purtroppo restavi nell'oblio. Adesso è più semplice proporsi, però al tempo stesso, come dici tu, potresti essere anche una meteora. Il punto è questo, c'è chi vuol farsi conoscere sul momento e poi magari si perde perché forse non è così appassionato come magari si dovrebbe essere e chi invece vorrebbe lasciare una traccia, no, nel futuro e quindi essere ricordato come io ad esempio adesso ricordo Aznavour, come ricordo altri cantautori o cantanti che ho ascoltato da piccola, i quali però sono passati per il fisico inevitabilmente. È un po' per farti l'esempio, quando facciamo tante foto col telefonino e poi le lasciamo lì e ce ne dimentichiamo, se invece riuscissimo magari qualcuno a stamparle, a metterle in un album, forse non le perderemmo, ma le potremmo lasciare a chi verrà dopo di noi. Io credo che la funzione del CD fisico sia poi questa, il poter lasciare davvero qualcosa a qualcuno, che non sia solo digitale. Allora, io intanto ti ringrazio per essere stato ospite. A questo Grazie a punto, voi. in questa marea che sta nascendo o che sta morendo, giro queste nuvole che c'è un tramonto all'orizzonte o anche un sorgere del sole. Noi ti salutiamo e ci mancano a questo punto nuovamente due cose fondamentali. Dove poterti raggiungere per poter ascoltare il brano che appunto ricordiamo che è uscita in queste ore e i saluti finali. Allora, io il mio brano cioè, lo trovate disponibile su tutte le piattaforme iTunes, Spotify, Amazon Music e tutte le altre piattaforme musicali che ci sono per il mondo, perché in tanti paesi poi ne utilizzano altre. Mi sono ritrovata su dei nomi in giapponese che non capivo, ma ero anche lì. E poi ho il mio canale YouTube che ho voluto creare appositamente, che ho chiamato Marea Cantautrice perché ho dovuto necessariamente distinguermi da qualcuno che sta utilizzando il mio stesso nome d'arte in maniera impropria, quindi senza rispettare l'articolo 100 del codice civile che parla del diritto d'autore, quindi anche del fatto che non possiamo usare tutti lo stesso nome perché sennò si crea molta confusione. Quindi sul mio canale YouTube Maria Cantautrice trovate i miei brani attualmente in circolazione e comunque poi su tutte le piattaforme musicali.
E saluti finali. Adesso poi, appunto, come ti dicevo anche prima, uscirà anche il mio romanzo. Lì ho voluto mettere il mio QR code, così se per caso qualche lettore volesse leggermi e anche ascoltarmi, può inquadrarlo e andare direttamente sul mio canale YouTube. Quindi vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.